È una delle giornate di dimostrazione alle scolaresche in via Farini 16 alla caserma dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Ad ammirare, estasiati, il lavoro più desiderato al mondo, almeno fino a quando si è piccolini, sono alcune classi delle materne. La prudenza, perché abbiamo una persona appoggiata a quella barella. Mentre fuori sul piazzale i bambini attenti assistono alle dimostrazioni, all'interno Luigi Diaferio, nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, entrato in servizio da lunedì scorso in via Farini, si presenta. Da Gorizia a Vicenza, ma con già un curriculum di anni in terra veneta, dal 95 al 2011 vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Treviso. Grazie. E poi, dal 2011, funzionario dirigente dello staff del direttore del Veneto e Trentino Alto Adige. A Vicenza dovrà fare i conti con la carenza di personale, 50 unità e magari anche di qualche mezzo. L'elemento carenza risorse umane è un tema fondamentale in tutte le amministrazioni pubbliche, bisogna avere la pazienza di attendere delle risposte che sono convinto arriveranno e saranno sicuramente funzionali ad un miglioramento delle condizioni lavorative anche del nostro personale. Aspettando le risposte e risorse economiche, si pensa, guarda, progetti che possono impiegare personale in maniera più organica, al volontariato e magari, perché no, si potrebbe strizzare l'occhio a quel personale in pensione che potrebbe ancora essere utile. Dei tentativi sicuramente potranno essere avviati, vedremo un attimino le risposte che mi possono arrivare dal territorio e ci risentiremo al riguardo, dopo aver verificato la fattibilità di alcune soluzioni.